Salve a tutti e ben ritrovati all'AgriWeek Recap, una settimana intensa che abbiamo trascorso qui all'interno del Palazzo della Regione. Abbiamo affrontato i dossier più importanti con lo staff, con i dirigenti. C'è stata l'importante riunione con l'assessorato al bilancio, con il collega 5, con le direzioni generali per dirimere alcune questioni che, soprattutto dal punto di vista finanziario, che riguardano i consorzi di bonifica, quelli in liquidazione per il pagamento degli emolumenti ai lavoratori, ma anche la questione AGEAC per lo sblocco di questo importante e ambizioso progetto che la Regione Campania ha messo in campo, così come anche per quanto riguarda le fiere abbiamo chiesto uno stanziamento ulteriore per integrare la partecipazione alle nostre fiere, soprattutto per effetto delle tante richieste che stiamo ricevendo. Ci siamo occupati di tantissime altre questioni, soprattutto della questione della forestazione. C'è stato un tavolo con UNCEM e con i sindacati, abbiamo discusso della modifica della legge regionale per assicurare tranquillità al settore e soprattutto razionalizzare anche le attività. Noi abbiamo due esigenze: da un lato dare dignità ai lavoratori e dall'altro anche assicurare risorse umane alle comunità montane per i progetti di forestazione che sono fondamentali per la nostra regione. Voglio ricordare a tutti voi che ben il 36% del nostro territorio è coperto da foreste, quindi grande attenzione, e devo dire che c'è anche grande sensibilità in tutti gli uffici regionali rispetto a questa tematica. Stiamo definendo il percorso migliore che auspico nelle prossime settimane potrà vedere il compimento. Abbiamo affrontato anche la questione del calendario venatorio, c'è stata la riunione del Comitato Faunistico Venatorio regionale, una discussione anche pacata, anche se diciamo c'erano interessi ovviamente contrapposti, da un lato le sensibilità ambientaliste, dall'altro le sensibilità del settore venatorio. Abbiamo cercato di mettere su un calendario che la prossima settimana invieremo ad ISPRA e poi successivamente al Comitato Faunistico Venatorio Nazionale per il parere di rito prima di adottare il calendario con delibera di giunta. Ci sono tante novità in questo calendario, un calendario che è nato dal basso, un calendario che è nato a seguito di audizioni che ho voluto fare one to one con tutte le associazioni, con tanti stakeholders, con le associazioni ambientaliste, quelle agricole, quelle ovviamente venatorie. Sono soddisfatto del lavoro che abbiamo messo in campo e spero che le prossime settimane possiamo completare questo percorso che potrà segnare un netto cambio di passo rispetto al passato. E da questo punto di vista ringrazio anche il team Caccia che mi ha accompagnato in questo percorso, soprattutto per aver saputo trasferire a me stesso e anche agli uffici le necessità del settore. Tra le news devo farvi due comunicazioni: uno, che stiamo per pubblicare il bando per la vendemmia verde, così come mi è stato segnalato dalla cabina di regia vitivinico, e la seconda notizia è che è stato finalmente emanato il primo decreto da parte del Ministero dell'Agricoltura per quanto riguarda il riconoscimento dei danni da peronospora. Parte tutto adesso una procedura amministrativa, leggete tutto sul link del Ministero ma anche della Regione, affinché possiamo in qualche modo accompagnare questo momento di grande complessità del settore. Ma questa è stata anche la settimana nella quale ho visitato una delle più belle realtà che abbiamo nella nostra regione, l'acidificio De Nigris, leader assoluto ed indiscusso del settore dell'aceto balsamico, ma non solo dell'aceto balsamico. Ho visitato un'azienda davvero innovativa, mi pregio di essere amico dei proprietari e ho assolutamente condiviso i loro successi, un'azienda organizzata davvero in maniera innovativa, con tantissimi giovani, bellissimo vedere tra i tantissimi giovani al lavoro in questa azienda. C'era una sola persona che era sessantenne ma ha superato l'esame della velocità, è l'ottavo in Italia, sedicesimo in Europa in termini di velocità negli 80 metri, quindi l'unico doveva avere un requisito in più per correre veloce come i giovani. Quindi davvero complimenti a Luca, ad Armando e a Raffaele De Nigris. Abbiamo trascorso una bella giornata insieme, anche con il professor Cotarella, il guru del settore enologico del nostro paese. Quindi è stata davvero una bellissima giornata. Io mi fermo qui, vi do appuntamento alla prossima settimana. E il saluto particolare di quest'oggi va proprio a questi valenti
imprenditori che danno lustro alla nostra regione in Italia e ovviamente nel mondo, esportano in circa 50 paesi. Quindi ciao ad Armando, ciao a Luca, ciao a Raffaele, complimenti ancora e un saluto a tutti quanti voi. Alla prossima settimana, ciao!